Sentite, allora, i popoli che hanno sofferto, i popoli esuli, hanno un legame molto forte col bere robusto. Sapete, una delle più ignobili calunnie antisemite è sempre stata che gli ebrei non sappiano bere. Questo è falso nella maniera più vergognosa, perché io ho visto ebrei dell'est Europa sfuggiti a mille inferni spezzare il digiuno del giorno del Kippur dopo 25 ore senza cibo né acqua, pregando in piedi, rompere il digiuno con 250 grammi di vodka tracannati d'un fiato. C'erano tre feste in cui era prescrittivo essere ubriachi fradici alla fine, cioè proprio religiosamente prescritto: la festa della Pasqua, quella della liberazione degli ebrei dall'Egitto. I maestri del chassidismo dicevano: se finisci sotto la tavola perché non ti reggi in piedi, è una buona festa. La festa di Simchat Torah, dove si bevono spiriti, e anche lì il cantore e il rabbino si devono ubriacare. Io ho assistito a una omelia rabbinica che il rabbino ha fatto con un grande sombrero messicano in testa, perché tu devi avere la testa coperta, come non è detto, e ha fatto una disquisizione spirituale sulle mutande di Calvin Klein, vi posso dire. E poi soprattutto la festa del Purim. La festa del Purim viene dal libro di Esther, Esther come dite voi, narra di uno scampato olocausto, o qualche maestro dice del sogno di uno scampato sterminio, e per cui è il luogo dove è nato il teatro ebraico, perché è lecito travestirsi, è l'unica festa cui all'ebreo è lecito travestirsi, all'uomo da donna, alle donne da uomini, eccetera. E allora è nato, e dicono che devi essere così ubriaco alla fine della festa, ma così ubriaco che se uno che è un po' meno ubriaco di te viene e tu hai la testa sul tavolo perché non riesci a tenerla in piedi, lui ti prende per i capelli, te la alza e ti dice: Hitler, Einstein, chi è quello buono? Se tu rispondi Einstein, bevi ancora. Devi essere così ubriaco da confondere il bene col male.